Barbara Streisand spende più di 100.000 euro per far clonare il suo amatissimo cane di nome Samantha. È stato clonato e la foto condivisa sui social crea scompiglio e reazioni decisamente contrastanti. L'amore incondizionato per il suo cane, l'amata Samantha, che per 14 anni ha condiviso la vita con lei ed è scomparsa appunto nel 2017. Prima della scomparsa già aveva fatto prelevare il DNA della cagnolina perché aveva già l'idea, aveva già pensato di clonarla, voleva replicare appunto la sua Samantha, un'altra Samantha uguale per altri 14 anni almeno. Il costo è stato di 100.000 euro e sono venuti fuori due cagnoline esattamente identiche ed è difficile distinguere i cloni dall'originale Samantha, che nella foto di copertina vedete i cloni sopra con un'amica dei cloni, un'altra cagnolina simile, e la tomba di Samantha con la fotografia. Una si chiama Miss Violette, l'altra Miss Scarlet, sono i due cloni dell'amata Samantha. Ovviamente molti commenti positivi e negativi, ma ovviamente in rete gli insulti sono sempre all'angolo, sono sempre alla porta. L'importante è non farci caso, non bisogna neanche leggere. Sapete voi quanti insulti ricevo? Io ricevo almeno uno o due insulti pesanti al giorno dai leoni da tastiera. Io che cosa faccio? Banno la persona, cioè la cancello, non può più viene cancellato il commento e non può più commentare nessun video del canale. Beh, c'è chi si lamenta di aver speso 100.000 euro, ma la mia opinione è questa gente guadagna un sacco di soldi, ma fateglieli spendere i soldi. Non serve tenere i soldi sul conto corrente o scandalizzarsi perché ha speso 100.000 euro. Per lei 100.000 euro sono come per noi 100 euro, quindi non c'è niente di male, lasciate spendere alle persone che guadagnano soldi, fiumi di soldi, che li spendano, che facciano circolare l'economia, non bisogna essere ipocriti.